Siamo fuori allo stabilimento della Whirlpool a Siena e diciamo un'azienda che da anni va avanti un sito produttivo a diciamo, produzione ridotta, a orario di produzione ridotta, con condizioni lavorative che diciamo, sono al limite della precarietà, contratti anomali, contratti di solidarietà, salari ridotti. Dopo diciamo, la dichiarazione della Whirlpool di voler cedere il sito di Napoli a Siena, diciamo, si teme che il futuro non sia così roseo per questo sito produttivo. Siamo qui con un lavoratore della Whirlpool, con un sindacalista, che, al quale vogliamo chiedere ecco, quali sono oggi i tempi di produzione, i ritmi di produzione di questo sito produttivo e le condizioni contrattuali e diciamo, salariali degli operai. Intanto salve a tutti, mi chiamo Gianni Bassani, sono del sindacato Cobas, lavoro privato e delegato appunto alla Whirlpool di Siena, delegato sindacale. I ritmi produttivi, allora qui bisogna capirsi bene su una cosa. Noi lavoriamo ogni turno 4 ore al giorno, su 2 turni. Qualvolta c'è una ristrutturazione aziendale, i ritmi aumentano, la gente diminuisce, le postazioni vengono cancellate, vengono concentrate e quindi si lavora come dei pazzi per poche ore al giorno. Per poche ore al giorno e anche per pochi euro ovviamente, perché i nostri stipendi non arrivano, lavorando in questa maniera, non arrivano quasi neanche a 1000 euro, considerando la solidarietà e tutto il resto. Quindi è una situazione che la stiamo vivendo da parecchi anni in questa maniera e non se ne vede una soluzione, nonostante le promesse dell'azienda che porteranno volumi nuovi, eccetera, eccetera. Ricordo che qua a Siena facciamo congelatori. Sì, allora ti volevo chiedere, volevo ricordare rapidamente che già nel 2013 la Whirlpool ha chiuso il sito produttivo di Trento, poi nel 2014 la storia drammatica di Carinaro, mesi di lotta durissima da parte degli operai per ottenere diciamo, la garanzia di appena 300 sugli 800 posti di lavoro, esatto. Con una vaga promessa da parte della Whirlpool che altri 150 sarebbero stati integrati nei siti di Napoli e Varese. Certo. A Napoli questa integrazione dei lavoratori non è mai avvenuta, quei 100 aspettano ancora e intanto altre 400 operai di quel sito produttivo sono diciamo, in cassa integrazione o hanno accettato dei buoni di esodo. Poi c'è stato il caso di Napoli, perché Napoli? Perché chiudere Napoli, vendere Napoli significa anche diciamo, smantellare un indotto che fa 1200 lavoratori, esatto. Significa compromettere anche di nuovo Carinaro. Ecco, qui a Siena qual è il clima tra gli operai? Non avete paura che diciamo, prima o poi toccherà a voi, non diciamo, urge una connessione con Napoli, Carinaro e gli altri stabilimenti? Assolutamente sì, cioè, questo è proprio il nodo insomma, cruciale. Cioè, come ho detto anche in altre occasioni, la tattica delle multinazionali è divide e impera. Fanno sempre capire, il problema è di quell'altro, toccherà a quegli altri, non è un problema vostro, eccetera, eccetera. A Siena, appunto, vista la precarietà in cui viviamo da anni, l'allarme c'è ed è abbastanza sostenuto. Infatti si fece immediatamente un presidio. Stiamo seguendo attivamente questa questione napoletana che, ripeto, è strettamente legata anche alle nostre sorti, perché è pur vero che in questo momento non c'è un pericolo immediato, però se il trend è questo, se poi a un certo momento diciamo così, le promesse vengono cancellate come se fossero dei pezzi di carta qualsiasi, naturalmente qui c'è da aspettarsi qualsiasi cosa. Il problema è che la Whirlpool è una società per azione e azionariato diffuso dove non c'è il padrone, e questo non è che ci sia né un bene né un male, ma i manager hanno il loro dovere, fra virgolette, di portare il massimo profitto a tutti i costi, altrimenti se non ci sono i dividendi necessari per gli azionisti la loro testa salta e prima di farla saltare a loro naturalmente la fanno saltare ai più deboli, cioè ai lavoratori. Il dramma di Napoli è proprio questo, cioè Napoli si trova a fare una concorrenza interna con altri siti all'interno del gruppo EMEA che fanno lavatrici o fanno lavasciuga o similari, eccetera, eccetera. La Whirlpool non gliene importa più niente di investire, quindi quando dicono che sono aperti a qualunque possibilità intendono proprio dire questo, a loro gli sta bene o delle massicce sovvenzioni statali oppure addirittura una vendita. Quello che gli interessa a loro è non cavare fuori più una lira dal punto di vista industriale. Il nodo è: il ministro Di Maio può fare il sindacalista quanto gli pare
e su questo è stato anche bravo finché il vento gli è andato in una certa direzione. Ma non ci sono prospettive concrete su quello stabilimento a meno che Whirlpool non decida di fare delle cose concrete. E vi assicuro, la volta scorsa, l'ultima volta che siamo stati al Ministero, non c'è stato verso di cavalli di bocca a Whirlpool cosa vogliono fare realmente di quello stabilimento. Quindi questa è una cosa gravissima. Allora, bisogna a questo punto, secondo me, che se lo Stato decide di metterci soldi, o entra in comproprietà, perché se io presto dei soldi per entrare nella società di qualcuno ne ho tutto il diritto di entrarci dentro, o addirittura bisogna avere il coraggio di nazionalizzare quello che non va. Perché, e questo non è una questione, diciamo così, ideologica, è una questione assolutamente pratica, perché se non si nazionalizzano le industrie e si lascia tutto in mano al libero mercato, si fa la figura dei fessi, si danno un sacco di soldi, qui sono stati dati anche qua dentro un sacco di soldi che sono serviti molte volte, appunto, come vi descrivevo prima, a inasprire le condizioni di lavoro. Però anche noi da tempo denunciamo che manca in Italia una politica industriale di sviluppo, esatto, della produzione, che impegni lo Stato direttamente, esatto, in questo sviluppo. Da 30 anni a questa parte, diciamo, le multinazionali sono libere di fare quello che vogliono. Ci sono 150 crisi industriali in Italia per un totale di 280.000 posti di lavoro a rischio in cassa integrazione. Bisogna cambiare il paradigma. C'è bisogno di un piano B e quindi, insomma, di continuare a lottare non solo dal punto di vista sindacale ma anche dal punto di vista politico. Esatto. Speriamo che dal tavolo di negoziazione esca, diciamo, una soluzione che possa prevedere la massima occupazione. Se ciò non sarà, noi continueremo politicamente la nostra lotta per un piano B, per mantenere a tutti i costi questo sito produttivo di Napoli a Carinaro, e sperando di trovare solidarietà anche a Siena, continueremo a lottare, insomma, in tutta Italia. Non ce la metteremo. Grazie, ti aspettiamo all'assemblea. Grazie.